Ma non era così prima, bastardo. Pronta? Dai. Allora, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento. Ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Malia sta tipo impazzendo e comunque siamo qui per fare una roulette makeup. Non so se ci siano già state persone che hanno fatto cose del genere, ma in questa tazza di Babbo Natale abbiamo tutti i diversi step dei makeup e noi a turno dagli Winnie the Pooh. Non ce la possiamo fare. E praticamente noi a turno pescheremo uno step del makeup e lo applicheremo. Possibile anche che esca il primer dopo il fondotinta, spero di no, perché è veramente tragica. Vuoi o non vuoi, iniziamo. Pesca. No, chi inizia? Sasso, carta, forbice. Vabbè. Sasso, carta, forbice. Oh! Ok. No, inizio perché... Io. Ah, inizio tu? Sì. Ah, è vero, perché... ma tanto devi pescare pure tu. Cipria. Pesca. Mamma mia. Per fortuna che faccio tanta skin. Mascara. Per fortuna che faccio tanta skin care. Cipria. Mascara. Comunque la mia lettura, la mia scrittura... Lettura. Mascara, allora, non abbiamo messo il piegaciglia, quindi devi applicarlo senza piegaciglia. Vabbè, tanto io lo applico sempre senza piegaciglia. Va bene. A te. Ho capito, ma tu c'hai il coso, ma io come lo metto? Anche. Faccio subito tanto. Tanto a me non serve. Cioè, ma se poi uscisse fondotinta... Cosa uscirebbe? Oppure peggio scopri delle nuove cose? Oppure peggio ancora primer. Primer. Come si dice? Il primer. Primer. Cioè, sto mettendo la cipria senza fondo, senza base, senza niente. Ecco come mi ritrovo piena di sfogo. Già qua. Almeno via, perché tutto lo stress non c'è più. Si vede che ho mangiato il lattosio da mia nonna sotto l'Immacolata? No? Io lo vedo. Giada, ma non ti vedi? Stai all'angolo. Aspetta, guardi qua. Fatto. Messo il fondotinta. Questo? Fondotinta. E il mascara. Ok. Com'è? Che? Mettere... Boh, per il momento non sento niente e per fortuna è trasparente, quindi non si vede neanche. Primo step. Mi stai chiamando fatto. Angela. Vuoi rispondere? Non può. Stai nella mia stessa situazione. Allora, dopo ne parliamo. Primo step andato. Aspetta. Devo dirlo a mamma. Primo step quindi è andato, adesso andiamo con il secondo step. Però a me sta molto bene. Eyeliner illuminante. No, l'eyeliner, io come lo metto? Ci metto una valia di tempo per metterlo. Fai una cosa così? Ma sto registrando, sì. Dov'è l'eyeliner? Dovrebbe stare lì da qualche parte. E cercatelo. Sì. Questo è il mio step preferito, quindi anche a me adesso è arrivato. Un malloppo. Ai. È caduto? Un pennello. Io vado di illuminante. Tiro più qua così che faccio spazio a Giada. Altrimenti non si vede. Ragazzi, Giada, ancora non c'è né primer né fondotinta. Oddio, non trovo il... È alquanto spaventoso come ma cosa. Ma posso usare la matita? La matita non l'abbiamo... Ah,
Beh, la matita non ho mai scritto eyeliner. Ok, da, tu cosa devi mettere? Ah, non mi lo metto liquido. Sì, ma io non ci vedo. Io non so cosa può uscire. Comunque vogliamo fare il junk get make. Ready with me. Makeup. Aspetta, Giorgio, aspetta. Potremmo fare anche un get ready with me senza utilizzare lo specchio. Oddio. Figata, pazzesca. Io lo sto già facendo praticamente, mi sto allenando. Da fare. Giada, non ti vedi. Ragazzi, scusatemi per la persiana, dovremmo mettere una tenda. Giorgia, ecco cosa intendo per... Amen, quello che esce, esce, non lo puoi perfezionare. L'illuminante è il mio step preferito del make-up. In assoluto. Però con il fondo tinto. Esatto! Cioè, con una base sotto, senza base... Allora ci dà un po' una cacchetta. Non posso usare quando fioc? No. Me lo terrò così. Infatti non l'abbiamo messo come step. Ok, fatto. Ci ho messo... ma questo? Questo è un po' brutto, questo è carino. E niente. Ok. Puoi pescare? Dove sta? C'è l'illuminante... Ovunque. Sì. Contouring. Sì, la parte più bella. E no. Che? Il contouring senza illuminante? Senza base? Senza primer? No. Primer? Sì. Dammi il ombretto. Mi passi il contouring? Sta sotto? Sì. E come? Vuoi quello caldo tu? Sì. Io ombretto. Vabbè, però posso usare, posso fare il cerchio, sì. Puoi fare quello che ti pare. Sto per mettere un ombretto senza... Sai cosa dobbiamo fare? Mettere anche i pennelli. Infatti ci siamo dimenticati. Ma quindi senza pennelli non li possiamo mettere coi pennelli. Potremmo farlo video in cui mi tocco solo con le dita. Esatto. Dai, mo questa settimana faremo un po' di video makeup. Sì. Challenge. Ma io faccio stare quando mi trucco. Pure io. Non mi cade. Raga, se esce fondotinta... Dopo aver messo tutta... Ma posso metterlo dove mi pare il contouring, sì? Sì. Contouring... racchiude tutti i luoghi in cui puoi mettere il contouring. Però non c'è fondotinta. Oppure sai che possiamo fare? Prendere gli step del make-up e dividere il viso a seconda della parte del viso che peschi, devi truccare quella parte. Oh, ci stanno venendo una marea di idee. Bellissime. Bellissime veramente. Oppure io volevo fare anche... un video in cui voi decidevate la nostra giornata e vogliamo registrare anche un video in cui Giada vive la mia giornata per 24 ore. Il contouring non l'ho messo per niente bene. Cioè, io ho fatto tutto questo make up con la speranza di mettere il mascara e adesso mi sono resa conto che non posso mettere né mascara né eyeliner, quindi andrò in giro così. Vabbè, comunque, come l'ho messo? Parole. Come l'ho messo il fondotinta? L'ho messo un po' male, perché mi dà l'illuminante. Tu non hai messo fondotinta. Contouring, volevo dire. Cioè, tipo la striscia qui, vabbè. Ma perché quello lo faccio sempre io. Aspetta, che non ci entro. Questa è tragica, veramente. Ok. Forse è un po' troppo vicino. Ok. Ahia, mi fa male il naso. Allora... se avevi pescato fondotinta, adesso non l'hai pescato più. Sopracciglia. Mi sta andando bene a me. Discretamente. Ma ombretto non l'avevi? Ah, ripesco un'altra volta allora. Perché mi sa che l'avevo scritto due volte. Lascia perdere. Già, la c'è rimasto o primer o fondotinta.
Spero primer a sto punto. Porco cacchio. Fondotinta. No dai! Quindi a te primer, devi mettere il primer sopra il contouring. No, lo metto qui, qui, qui. Sopracciglia. Non ci posso credere. Vabbè, io sopracciglia uso solamente un... Dov'è? Eccolo. Cioè io c'ho la cipria. Non ho parole, non ho parole. Mi sto pentendo di questo video, decisamente. Però non vedo l'ora di fare il Get Ready With Me Drunk. Io mi dovrei fare le sopracciglia comunque. Che fanno alquanto... Io penso che faccia abbastanza male mettere il fondotinta sopra la cipria. Cioè, già hai fatto? Sì, perché io non mi faccio le sopracciglia, io faccio solamente il fissante. A parte che le devo rifare perché fanno un po' schifo. Adesso ti tocca l'ultimo... Il primer. Quello. E lo devo mettere. Oddio, già se faccio schifo. No, mi devo struccare. Mi devo assolutamente struccare. Ridendo e scherzando, tu stavi dicendo che per te era andata meglio? No, vabbè, ma più che altro perché... Allora... A me l'unica cosa che mi manca è il mascara. E un po' di contouring. Io questa crema la devo ricomprare. Sì. E ma quando ho più i soldi? Assolutamente sì. Mamma mia. Ovviamente potremmo fare i miei video così dopo, Ci potremmo fare un video del genere anche con una challenge dedicata ai capelli. Io voglio fare i capelli ricci. Sì, ma dopo faccio. Voglio vedere. Comunque secondo me io sono riccia. Cioè aspetta, dietro, non davanti. Perché mi si arricciano. Sì, ma un conto è che ti si arricciano due ciocche, un conto è che ti si arricciano tutti i capelli. Comunque non abbiamo messo... Hai messo il primer? Sì, sì, l'ho messo qui, qui e qui. E... Il rossetto lo metto io, dai. Ho messo il primer, a me manca una parte. Oh, è buono comunque il rossetto di Giulia. Sì? Sì, tantissimo. E va bene. È questo? No, questo è il mio. Rossetto. Giada, fai vedere come è uscito il tuo makeup. Un po' di me di cacchietta. Qui il naso lo vado tipo enorme. Però vabbè, questo è il risultato. Comunque devo dire a mamma che vado con lei. Abbiamo lasciato fuori un po' di step. Tipo il rossetto non l'abbiamo messo. Però non mi ricordo che cosa c'è, lo so. Certo, sembra che c'è un naso gigante perché non ce l'ho illuminato, sembra più piccolo. Cioè io sto così, senza mascara, senza matita, senza niente. Niente. Questo è il make-up della make-up roulette. Avvicinati. Poteva uscire meglio, poteva andare meglio. Penso che nella nostra vita non faremo niente mai a sorte. Cioè, ma nella vita. Perché abbiamo capito che abbiamo una sfortuna, come papi, praticamente. E il video è finito qui. Fateci sapere se vi è piaciuto, fateci sapere se vi siete divertiti. Grazie per il like, grazie per esservi iscritti, vi vogliamo un mondo di bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao!